Alberto Pasquale, Alberto Pasquale dice: avete rotto il cazzo, cambiate video, siete ridicoli. Cambiate video? Cambia video. Che cazzo vuol dire cambiate video? Esatto. Alberto Pasquale. Vuoi guardare la televisione? Vuoi parlare sulla Pasqua, che è il tuo onomastico, e stare zitto gli altri giorni? Devi guardare là comunque. Sto guardando là, ma perché a casa sembra che c'è un botto di gente, invece sono due stronzi e devi guardarne solo uno. Felice regresso, figli della merda! Anche boys su... qua dove siamo? Anno, dove siamo? Vibe! Su Vibe, mandiamo le Vibe, su Noise... Siamo, non siamo, siamo su Noise, perché sbaglio? È uguale, dov'è? Qua c'è scritto qua, c'è Noise, no, c'è scritto, che cazzo mi chiedi? Leggi, no? E siamo qua per rispondere alle vostre alle vostre insulti, come lo facciamo di solito, però questa volta ve lo facciamo in faccia. Così leggiamo i nomi e cognomi e non potete denunciarci. E ti tracciamo. Cominciamo subito. Marta Jaipron Faggiani con due G. Questa è amica di Noki. Questa ha imparato a dire Faggiani, la parola che gli piace di più. Sì. Invece piccione di mamma te lo sai dire? Sì. Vai. Sofia D'Amico. Questi si flashano dissing ovunque. Minchia, Sofia, se ti flashi ovunque. Sofia D'Amico, se tu sapessi. Secondo me questa c'ha la smart bianca. Così, a naso. Sofia D'Amico. A naso. Dai, secondo me, se tu sapessi la metà delle cose che sappiamo noi dall'interno della scena, probabilmente non parleresti così. Sì. Noctis Caelum. Io questo lo conosco. Noctis Caelum. Winter is coming. Sì. Attenzione, il suo avatar è una serie TV del merda. Odio ammetterlo, ma da diverse settimane a questa parte il mio gradimento rispetto ai vostri video è come un'iperbole. Ma al contrario. Mi dispiace un sacco, perché all'inizio vedevo tanto potenziale da questi due ragazzi, ma adesso vedo tutto costruito e architettato fin da principio. Si chiama show. Preferivo la versione iniziale senza sbattimenti nel fare visualizzazioni e molto più trasparenti nell'esprimere un'opinione. Un grande peccato veramente. È un grande peccato che tu non hai apprezzato la crescita professionale e artistica. Ma aspetta, questo ragazzo che comunque pensa, cioè scrive, lui ci piaceva, italiano, lui dice: ti piace quando gli spacchi la cartassina in testa, ma quando parli realmente di qualcosa di interessante non gli piace. Gli piace, vabbè, buttata lì con la GoPro da 30 euro. Ma anch'io stavo molto più in fissa. Comunque volevo ringraziare la ragazza che ci ha venuto la GoPro da 30 euro che ancora non l'ha pagata. Grazie ragazza. Siete due coglioni. Non capite un cazzo, diti che Bimbo è una merda, ma fate la recensione per fare view. Fate solo ridere. Vabbè, abbiamo colpito nel segno. Hai riso? Bomba. Hai riso? Bomba. Roberto Alinei. Quindi alle A, Alinei alla, con le ali. Sì, mi dispiace, avevi dato una visualizzazione. Ti è uscita la pubblicità? Non mi dispiace, è uscita la pubblicità. Alessandro Garlanda. Eccolo. Posso chiamarti Garland? Garla. Se non siete capaci a fare le reaction, non le fate. Per il bene di tutti. Perché quando sei di Biella, per il bene di tutti. Allora, guarda che gli sto facendo i vaccini, di quelli. Di Biella. Di Biella, lui. In montagna. Ah, questo è amico mio. MM. Quello con gli occhiali mi sta simpatico, l'altro mi sta sul cazzo. Anche tu mi sei sul cazzo. Fai un po' tu. Diglielo. Diglielo che è un coglione. Quell'altro mi sta sul cazzo. Quell'altro. Antonio. Questo lo conosco. Attenzione. Ma perché parlavo? Ma perché parlate ancora male di Noki? Allora, finito qua, andiamo a beccare Noki che ci ha invitato lui. Quindi il tuo commento... ti sei già risposto da solo quanto sei idiota. Quattro ma mesi fa. Ma perché non venite a Milano a fare un giro merdace? Siamo a Milano. Siamo a Milano, coglione. Fate gli uomini tenere in faccia queste cose di cazzo. Gliel'ho detto in faccia. Coglione tre volte, poi? Almeno ci può essere anche un confronto a parole tranquilli. Lo sanno tutti che ormai siete dei conigli. Sì, allora, sì, coglione cinque volte. Quanto sei coglione cinque volte, Antonio? Cinque volte. Mattia Marcotti, giuro che guardi i vostri video per incazzarmi. Siete due frustrati, sfigati, falliti. Cioè, aspetta. Tu guardi i miei video per incazzarti e io sono frustrato, sfigato e fallito. C'è un problema, Qualcosa sì. Non collima. Simone Cuomo. Siete l'antifiga e questo ti devo dare ragione, amico mio. Lui, io ti no. Ti devo dare ragione. Vabbè, raga, noi abbiamo finito. Ma come abbiamo finito? Dai, sono finite le domande? Sì, sì. Possiamo ingrandire su... No, però se vuoi possiamo rispondere a quelle di Blue Virus. Simone Cuomo sembra... Rispondiamo a quelle di Blue Virus. Dai, io ti prego. Raga, sentite, raga. Noi siamo venuti, ci siamo divertiti. Però l'unica cosa, belli, nice, qua, com'è che siamo qua? Nice, tutti simpatici, carini. Ho perso ancora il microfono. Lui perde il microfono, c'è una percentuale di risvoltini e di smart bianche parcheggiate qua sotto che è impressionante. Ma credo che sia proprio tipico di Milano. Sì, sì, caratteristico. Karate Kid. Ragazzi, vi salutiamo, grazie mille per l'attenzione e comprati le magliette, metti il like, condividi e vai a morire ammazzato.
Mi raccomando, non censurare troppo, ma neanche troppo poco. No.